Sì, grazie Presidente. È un intervento rivolto al Ministro dell'Interno Minniti, che era in aula fino a pochi minuti fa e che non vedo più. Il gruppo della Lega Nord ieri ha presentato una nuova interrogazione sul tema del sistema di accoglienza. Nuova interrogazione dopo quella del 30 marzo, sempre indirizzata al Ministro dell'Interno e che è rimasta in evaso. Perché l'abbiamo presentata? Perché noi rileviamo nei numeri del sistema di accoglienza degli immigrati delle anomalie appunto nei numeri. Mentre nell'ultimo quadriennio il numero dei richiedenti asilo / rifugiati accolti nel sistema di accoglienza è aumentato esponenzialmente, 22.000 alla fine del 2013, 66.000 alla fine del 2014, 103.000 alla fine del 2015, 176.000 alla fine dello scorso anno, ebbene abbiamo rilevato che dal 1 gennaio ad oggi i numeri sono sostanzialmente rimasti inalterati, sono circa 177.000. Che cosa è successo? Si sono bloccate, azzerate gli ingressi? Assolutamente no, perché i dati di ieri del Ministero dell'Interno dicono che dal 1 gennaio sono arrivate 37.000 persone, più 45% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Parimenti, dall'inizio dell'anno quasi 38.000 persone hanno richiesto asilo e nel momento in cui uno richiede asilo entra automaticamente nel sistema di accoglienza, che quindi dovrebbe registrare 210.000 persone. Sono equivalenti il numero dei ricollocamenti verso gli altri paesi dell'Unione Europea? No, perché da inizio anno sono stati ricollocati solo 2.500 persone. In sostanza, Presidente, cari colleghi, a nostro avviso oggi avremmo dovuto registrare 210.000 persone nel sistema di accoglienza, invece ne ritroviamo solo 177.000. Ci domandiamo che cosa è successo. Ci sono 35.000 persone all'incirca che sono usciti senza giustificarlo dal sistema di accoglienza. Noi poniamo delle domande ben precise al Ministero dell'Interno, pretendiamo per trasparenza delle risposte, anche perché, e chiudo, da ieri nei report quasi giornalieri del Ministero dell'Interno, oltre al numero degli ingressi, oltre al numero dei ricollocamenti, da ieri è sparito, guarda caso, anche i numeri di coloro che sono collocati nel sistema di accoglienza. Dare un numero costante rispetto alla fine dello scorso anno non significa assolutamente che è stato risolto il problema dell'immigrazione, anzi qui c'è qualcosa che non quadra. Quindi rinnoviamo l'invito al Ministero dell'Interno a rispondere anche a questa nuova interrogazione. Grazie Presidente. Grazie.